Alessandro Salemi, direttore della riserva naturale di Torre Salsa, oggi è delle Claminoa qui con Marevivo per la liberazione di una tartaruga caretta caretta. È stata trovata da pescatori che purtroppo accidentalmente l'hanno presa con un amo in mare aperto nel canale di Sicilia. La caretta è stata recuperata al centro di recupero di fauna delle tartarughe marine caretta caretta di Lampedusa. È stata circa 30 giorni al centro di recupero di Lampedusa, curata dalla dottoressa Freggi e poi è stata riportata qua in Sicilia, in terraferma per essere liberata. Questo lavoro che il WWF fa da tempo rientra nel progetto Tartaruga, il progetto che prevede non soltanto il monitoraggio delle spiagge per valutare, qualificare e quantificare i siti di nidificazione, ma anche per sensibilizzare, anche all'obiettivo sensibilizzare la gente, la popolazione, soprattutto i pescatori, sul mondo le carette caretta. Le carette caretta è l'area ideale è proprio il canale Sicilia e molto spesso purtroppo vengono danneggiate questi animali, però con i centri di recupero che riusciamo a recuperarle e poi attraverso questi eventi oggi organizzata da Mare Vivo, sensibilizziamo le scolaresche nella liberazione e spieghiamo un po' l'importanza del recupero e della tutela di questo animale. Questo animale infatti aveva proprio un amo in bocca, tra l'altro l'abbiamo pure portato, per farlo vedere ai bambini, per sensibilizzare i bambini che non soltanto l'amo comunque danneggia questi animali, ma soprattutto i sacchetti di plastica, che le carettaghette sono molto ghiotte di meduse e scambiano il sacchetto di plastica per la medusa. E questo è il danno, E vabbè, dai.